Buona serata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni per la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, dove trattiamo l'orrore della sottomissione espresso nel Vangelo di Giovanni stavolta, no? Allora, prima di cominciare la trasmissione, una precisazione doverosa da fare. Allora, nella prima trasmissione vi ho espresso i miei dubbi, i miei problemi e un po' anche la mia rabbia. Di questo ne abbiamo parlato adesso con i vertici della cooperativa, abbiamo parlato con la cooperativa in generale e con tutte le contraddizioni che si svolgono anche qui attorno. E la cooperativa ha detto: guarda, quello che tu dici, sono sensazioni tue, nessuno toccherà la trasmissione, nessuno sposterà gli orari. Nessuno ha nessuna intenzione dal punto di vista della cooperativa di fare questo. Per cui le assicurazioni sono venute in maniera solenne, diciamo così, dai vertici della cooperativa, per cui ritiro tutte le manifestazioni che ho fatto nella prima trasmissione, ritiro tutto quanto e noi pagani ci occupiamo del nostro paganesimo, per cui gli altri facciano le loro cose e noi sta bene così come è sempre andato fino adesso. Per cui ritiro tutto quanto, quello che ho detto nella prima trasmissione e accetto le assicurazioni che ha dato la cooperativa, le ritengo più che sufficienti, anche perché sono state fatte in maniera, diciamo così, solenne, diciamo in questo modo, ecco. Per cui mi ha detto: guarda, la cooperativa non ha di queste intenzioni, questo progetto non esiste, non ha consistenza. Per cui mi va bene così, nessuno pertanto toccherà la trasmissione. Bon, detto questo, e ritirando tutto quello che ho detto nella prima trasmissione, riprendiamo la seconda parte della trasmissione. Seconda parte della trasmissione che è l'orrore della sottomissione espresso nel Vangelo di Giovanni. Questo piccolo trattato, un trattato di circa 120.000 caratteri, una cosa del genere, che diventa la sesta parte del Gesù di Nazareth e dell'infamia umana, è stato appena scritto e viene proposto qui per la prima volta, è già stato immesso comunque in internet lo trovate al mio sito su utenti tripod barra Claudio con la C maiuscola trattino di sottolineatura S maiuscolo Simeoni index barra index.html, insomma, più o meno questo. E viene già diffuso praticamente già posto alla lettura pubblica. E quello di cui parliamo stasera, sempre al Vangelo di Giovanni, è la missione di Gesù. Cos'è che si prefigge questo piccolo trattato? Questo piccolo trattato si prefigge di mettere in luce il concetto di sottomissione, cioè come la sottomissione non sia oggetto imposto da delle persone malvagie, ma sia dettame ideologico, dettame ideale, ordine del Dio padrone, ordine del pazzo di Nazareth, a cui la Chiesa Cattolica obbedisce sottomettendo gli esseri umani. Vi avevo già letto i primi due capitoli, il primo capitolo è stata la risposta ai giudei e il secondo capitolo il pane del cielo. Questo capitolo è la missione di Gesù. Proviamo a leggere il primo Vangelo e dopo andiamo al commento. Allora, di nuovo Gesù parlò con loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gli dissero i farisei: tu rendi testimonianza a te stesso, la tua testimonianza non vale. Gesù replicò loro: sebbene io renda testimonianza a me stesso, vale sempre la mia testimonianza, perché so d'onde sono venuto e dove vado. Mentre voi non sapete dove io venga né dove io vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno, ma se io giudico il mio giudizio vale, perché non sono solo, ma ho con me il Padre che mi ha inviato. E proprio nella vostra legge sta scritto che vale la testimonianza di due persone. Io rendo testimonianza a me stesso e mi rende testimonianza colui che mi ha mandato il Padre. Gli domandarono: dov'è tuo Padre? Rispose Gesù:
Non conoscete né me né mio padre. Se conosceste me, conoscereste anche il padre mio. Gesù disse queste cose nel Gazzofilaccio, insegnando nel tempio, e nessuno lo prese, perché non era ancora venuta la sua ora. Di nuovo Gesù disse: Io me ne vado e voi mi cercherete, ma morrete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano perciò i giudei, che si voglia uccidere. Perché dice: Dove vado io, voi non potete venire? Egli replicò: Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Per questo vi ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morrete nei vostri peccati. Gli dissero allora: E chi sei tu? Gesù disse loro: Precisamente ciò che vi dichiaro. Molto ho da dire e da condannare in voi, ma colui che mi ha mandato è verace ed io annuncio nel mondo ciò che ho udito da lui. Essi non intesero che parlava loro del Padre. Disse dunque Gesù: Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che niente faccio da me, ma parlo come mi ha insegnato il Padre, e chi mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre quello che a lui piace. Mentre così parlava, molti credettero in lui. E Gesù disse ai giudei che avevano creduto in lui: Se persevererete nei miei insegnamenti, sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E adesso andiamo a vederci un attimino il commento di questo passo: La verità vi farà liberi. Ricordatevi sempre questo passo, è una delle distinzioni fra il paganesimo e le religioni rivelate. La verità non fa liberi, la verità rende schiavi a se stessa. È la libertà che cerca vari stadi di verità diversi. Bene, vediamo un po' il commento a questo Vangelo di Giovanni. La missione di Gesù è un capitolo che si divide in tre parti, dove nella prima c'è il gioco della testimonianza, nella seconda la colpevolizzazione degli astanti e nella terza l'esaltazione di se stesso in quanto obbediente alle direttive del Dio padrone. Il primo pezzo sembra a prima vista una riproposizione del quarto paragrafo della risposta ai giudei. In realtà non è così. In quel paragrafo Giovanni tentava di cercare, sia pure inventandosele, delle testimonianze oggettive sul fatto che il Gesù di cui scrive era il figlio del Dio padrone e perciò padrone egli stesso. Chiamava testimonianza le opere o quel Giovanni Battista la cui presunta autorità morale gli serviva da salvacondotto, per quanto affermava. Inoltre sembra quasi supplicasse gli astanti di credere che le opere che lui faceva non le faceva perché lui è in grado di farle, ma perché il Dio padrone, suo padre, gliele faceva fare. In questo paragrafo a Giovanni non interessa chiamare testimonianze, si deve credere a quanto dice in quanto lo sta dicendo. È una forma ulteriore, non è una forma ripetitiva. Esistono due modi di presentare e imporre il suo passo profeta. All'interlocutore scettico Giovanni gli presenta le testimonianze di Giovanni Battista e delle opere che ha fatto per volere del Padre. All'interlocutore sottomesso pretende la credenza acritica, un atto di fede che sottomette il credente con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima. Non è una ripetizione, ma è un'affermazione ulteriore che segue nel testo quella che pretendeva di fornire testimonianza. Arrivato a questo punto della lettura, dice Giovanni, il lettore si è convinto che sto parlando del figlio del Dio padrone, padrone egli stesso, e dunque non ha motivi di cercare prove ulteriori. Deve credere e basta. Ora non è più Gesù che afferma: se io rendo testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non vale, ma sono i giudei che affermano questo. Lo affermano dopo che egli ha affermato di essere la luce del mondo. Gesù non risponde ai giudei per quanto i giudei chiedano, ma bensì gioca sugli equivoci per ottenere sottomissione. Vedete quanto è furbo Gesù nel replicare a questi sporchi giudei, dice Giovanni. Loro credono di fregarlo perché secondo loro non è in grado di dimostrare di essere figlio del Dio padrone e padrone egli stesso. Loro non sanno quanto sia sapiente Gesù. Ecco la scappatoia. Servono due testimoni? Ebbene, uno sono io che testimonio per me stesso e l'altro è qualcuno di cui voi non potete, cui voi non potete interrogare, che testimonia per me stesso. Io testimonio per me stesso perché io so da dove vengo e dove vado, mentre voi non sapete da dove io vengo e dove io vado.
ma gli astanti sapevano benissimo, avrebbero benissimo potuto obiettare che loro sapevano benissimo da dove venivano e sapevano benissimo dove andavano e che lui Gesù non sapeva da dove loro venissero e dove loro andavano. Giovanni non può permettere questo, perché egli si ritiene padrone degli esseri umani. E come possono gli schiavi rivolgersi in questo modo al loro padrone? Se prima la sua testimonianza non valeva, ora la sua testimonianza vale. Voi giudicate secondo la carne. Come? Non era lui che suo padre gli aveva delegato il giudizio affinché gli astanti lo onorassero? Secondo cosa giudichi? Giovanni omette di dirlo. Lascia che sia il lettore ad immaginarlo. Così ogni lettore proietta quello che lui pensa, ma la Chiesa Cattolica agisce come lei intende agire nel giudizio per costruire sottomissione. E quel giudizio non ha nulla a che vedere con la proiezione del lettore. Io giudico perché non sono sola, afferma la Chiesa Cattolica. Il mio giudizio vale perché chiamo il Dio Padrone a testimonio. Nella vostra legge è scritto che è valida la testimonianza di due persone. Ecco come la Chiesa Cattolica ha prodotto il giudizio del Dio Padrone. Se la donna galleggiava, era una strega, andava uccisa. Se affondava affogando, non era una strega. Se ti metto un ferro rovente nelle mani e questo non ti procura ferite, allora il Dio Padrone testimonia per te. Quale orrore, esprime Giovanni. Quale devastazione ha prodotto nell'umanità il suo bisogno di sottomettere chi non era in grado di difendersi. Ti deve rendere testimonianza il Dio Padrone prima che ti ammazziamo, esattamente come il Dio Padrone ha reso testimonianza al pazzo descritto da Giovanni. I giudei chiedono dove sia questo testimone, ed ecco il lettore che prende le parti di Gesù. Come? Non vi accorgete che state parlando al figlio del Dio Padrone, Padrone gli stesso? Come vi permettete a voi che non siete figli del Dio Padrone a pretendere di avere sul banco dei testimoni il Dio Padrone? Ma chi vi credete di essere? Ancora il lettore è pronto ad addolcirsi alla risposta compassionevole di Gesù per l'ignoranza di chi gli sta di fronte. Com'è buono Gesù, com'è compassionevole nei confronti di questi ignoranti che non riescono a capire che davanti a loro c'è il figlio del Dio Padrone, Padrone gli stesso. Quanto sono stupidi questi giudei. Certo, dice il lettore, loro non conoscono suo padre e in cuor suo si rallegra che lui lo conosce. Intanto se ne sta in ginocchio, avendo distrutta la possibilità di costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti. Nel secondo paragrafo si passa alla colpevolizzazione. Ecco il lettore felice della punizione che questi ignoranti hanno per la loro incredulità. Io me ne vado e voi mi cercherete, ma morrete nel vostro peccato. Che fortuna, dice il lettore. Io ho capito che lui è il figlio del Dio Padrone, Padrone lui stesso. Così i giudei ignoranti hanno perso la loro occasione, ma io non me la lascio sfuggire. Io mi sottometto e credo, oh quanto credo. In questo paragrafo si manifesta l'odio di Giovanni nei confronti di chi non si vuole sottomettere. Il suo disprezzo, sviluppato nelle parole di Gesù, voi siete di qua giù, io sono di lassù, è come se dicesse loro quanto schifo fate. Chi tenta di sottomettere le persone odia chi non si sottomette, chi mette in essere delle strategie di libertà, qualunque queste siano. Voi, vermi, morrete nei vostri peccati. Se da un'altra parte diceva che non era lui che li condannava, ma quel Mosè, ora non c'è più bisogno per Giovanni di ricorrere a questi trucchi. Ora li può condannare lui stesso. Quanti non si sottomettono? Molto da dire e da condannare in voi. Lo stesso vale per Giovanni nei confronti dei cristiani che se ne stanno andando, e lo stesso vale per la Chiesa Cattolica nei confronti di quelle che chiama eresie. Saranno torture per poter condannare omicidi e stragi dopo stragi, e tutto per esaltare un povero pazzo e un Giovanni, il cui desiderio di sottomettere esseri umani è al di sopra di ogni logica. Il Dio Padrone, di cui io sono figlio, è verace, lui sì, mantiene quanto promette, non voi che condanno. Il terzo paragrafo di questo capitolo è la conclusione del quadro. Io sono tanto buono e bravo, dice Gesù. Niente faccio da me, ma parlo come mi ha insegnato il Padre. Io faccio quanto mi si dice. Perché voi non fate quanto vi dico? Perché voi vi ostinate a dubitare di quanto io dico? Eppure io sono buono e bravo, faccio come mi dice il Padre. Se voi volete fare quanto dice il Dio Padrone,
che voi stessi considerate il vostro Dio padrone, dovete necessariamente fare quanto io vi dico di fare. Se voi foste bravi, buoni e obbedienti, sapreste che io ho ragione. Sono proprio il figlio del Dio padrone, allora capireste che sono Dio padrone pure io. In ogni caso, considerate che il Dio padrone non mi ha lasciato solo perché io faccio sempre quello che piace a lui. Perché dunque voi non fate quello che piace a me? Se voi fate quello che piace a me, allora voi fate quello che piace a lui, perché solo facendo quello che piace a me, voi fate quello che piace a lui. In parole più povere, brutti vermi schifosi, volete sottomettervi? Quali sono gli insegnamenti di Gesù? L'ordine di sottomettersi, abituarsi a sottomettersi. Non esiste insegnamento diverso da questo. Qualcuno si sottomette, dice Giovanni. Cosa dice loro Gesù? Se perseverarete nei miei insegnamenti, sarete miei discepoli. In parole più immediate significa che se vi sottomettete ancora di più, perseverando nella sottomissione e rinunciando a costruire voi stessi, sarete roba mia. Il capitolo si chiude con un'espressione che ho sentito usare in vari modi. Questa espressione suona così: la verità vi farà liberi. Questa è la più grande fregatura e inganno dell'intero Vangelo di Giovanni. La verità ha il potere di rendere schiavo l'individuo che si arrende ad essa. Che cos'è la verità? È la descrizione del livello di libertà raggiunto dall'individuo nella costruzione della sua conoscenza. Quando una verità ingabbia il percorso di conoscenza e di sapere dell'individuo, questi ha cessato di dilatarsi, ha cessato di modificarsi, ha cessato di costruirsi. La verità, quando fissa le trasformazioni dell'individuo, lo rende schiavo della sua manifestazione. La verità non rende libero, ma costruisce la schiavitù dell'individuo, dalla quale egli non sarà mai in grado di spiccare il volo nello sconosciuto che lo circonda. È imperativo per la Chiesa cattolica distruggere la libertà dell'individuo, imponendo la verità alla quale l'individuo si deve sottomettere. Questo è il suo fine e il suo obiettivo. Che poi sia questa la reale interpretazione che ne dà la Chiesa cattolica, leggiamo a piè pagina l'interpretazione della Bibbia delle Paoline. Qui verità ha senso personale ed è Gesù stesso. La libertà proviene dalla verità, e proveniente dalla verità è attribuita appunto a Gesù. Risolvere il percorso di libertà personale diventando schiavi di Gesù. Questo è il messaggio di Giovanni. Egli descrive le gesta di Gesù. Per questo abbiamo risolvere il percorso di libertà personale diventando schiavi di Giovanni. Questo è l'intento della Chiesa Cattolica. Lei è la continuatrice delle gesta di Gesù, per questo abbiamo risolvere il percorso di libertà personale diventando schiavi della Chiesa Cattolica. Quale orrore, quale infamia. Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E questo che vi ho letto in questo momento è il terzo capitoletto, la missione di Gesù. La missione di Gesù la potete leggere su qualsiasi Vangelo e l'orrore che ha seminato sono i ferri roventi, le crociate, le distruzioni, le stragi. Stragi che sono state commesse per un motivo molto semplice, sottomettere gli esseri umani, sia il nemico, cioè sottomettere quelli che venivano considerati nemici, sia costringere i propri a sottomettersi per distruggere il nemico. Per cui se è vero che la Chiesa Cattolica ha fatto la guerra per le crociate, è altrettanto vero che l'obiettivo non erano tanto i musulmani, ma era quello di sottomettere gli uomini dei paesi europei per costringerli a combattere le crociate. Ricordatevi sempre questo. La sottomissione, quando voi avete una religione rivelata, qualunque essa sia, la sottomissione succede. Pronto? Ciao, dimmi. Sono Francesco da Vicenza. Sì, dimmi tutto. Però tu hai sentito mai parlare di Eternauti? Me l'hai parlato tu? Ah, ecco, grazie. Sono un'ora e mezzo che mi telefoni, credo, No, giusto? non è mica vero. No, Lo meno? metto in senso umoristico, anche in senso un po' astrale, ma non lo metto per volgareggiare le tue tendenze psicologiche, le tue
illazioni spirituali, anche diciamo, visto che tu sei nella religione. Però io ho un gran sospetto verso le religioni, soprattutto quelle che proclamano il Cristo. Andreotti di Perugia è stato assolto da Cristo, secondo loro. Ma non è stato assolto da Cristo. Andreotti. Io non lo so. Sacrilego è anche grande benefattore del Vaticano, ma non un uomo di Cristo. Ma scusa, adesso andiamo nell'ozioso, scusa. Non volevo parlare di Cristo, volevo parlare del macrocosmo e microcosmo, visto che tu parli di energia. Il macrocosmo e il microcosmo si assomigliano, hanno le stesse leggi. Eppure noi stiamo sempre parlando di noi terrestri per altri terrestri, quelli che ti ascoltano. Ma c'è tutto un infinito, un universo da soddisfare. Perciò io parlo di Eternauti, che siano gli angeli di Cristo o quello che vuoi. No, no, per me sono cose inesistenti, lo sai, vero? Lo so, lo so. Tu fai bene a portare avanti la tua religione, diciamo, come che il Vaticano non fa bene a portare avanti una religione sbagliata. Il diritto perché dici, tu dici, i più grandi nemici oggi della Chiesa temporale sono proprio i fedeli, in sostanza. Non è mica vero. Noi cerchiamo di ottemperare a quello che loro dicono, a quello che noi facciamo giorno per giorno, capisci? Loro, con quel che dicono abbiamo Dio con noi, come che diceva Hitler, Gott mit uns, con Andreotti assolto quando che dovrebbe essere condannato almeno dalla legge umana, se non dalla legge divina. Eppure loro non ci concedono neanche questo spazio, capisci? Ho capito. Cioè, no, prendo quello che mi dici perché lo dici tu. Sì, d'accordo. Però io voglio avere una conversazione amichevole con te, non inimichevole. Perché quello che è bello che hai detto, sto stronzo, scusa il termine, di Gesù di Nazareth, e dice, è facile amare chi ti ama, ma prova tu a amare il tuo nemico. Ma tu me la citi esatta? No, no, è la verità. No, tu prova tu a amare chi ti dà uno schiaffo e presentare l'altra guancia. No, no, tu devi prenderla dal Vangelo e citare. No, ma scusa, non voglio fare una prassi evangelica, non voglio far prassi di niente. Allora, voglio parlare con un amico, non allora, con un nemico. Allora, Francesco da Vicenza mi dice quello che lui pensa che siano le cose che ha detto Gesù. Cioè, Francesco da Vicenza mi dice lui le cose, capisci? Però è Francesco. Ma io non che voglio demolire, perché tu dici cose veramente vere che vanno d'accordo col mio pensare, ma io sono un cristiano che crede nelle chiese invisibili che non si vede ma si sente, non credo in questa chiesa temporale, vuoi capire? Credo nel gruppo, se ti fa dispiacere o piacere. No, ma credo in questi messaggeri delle stelle che possono darti delle indicazioni come che le dà a te e le dà a me. Non è che esclude te per favorire me, come che dicono i preti. Fanno per darci delle indicazioni esatte. Perché anche questi Eternauti, in altre epoche storiche, venivano chiamati dei delle stelle. E quindi va d'accordo con i dei tuoi. Ti dico, io accetto tutto quello che mi dici, Francesco. Quello che è importante, quello che secondo me è... Beh, è sempre... No, parla proprio... Quello che è veramente importante è riuscire a capire che dobbiamo essere noi che affrontiamo la vita. Esatto. Questo è importante. Dopodiché io, ti dico, no, non sono in grado di convertire nessuno e di convincere nessuno. No, no, d'accordo, d'accordo. Ma questo te lo metto come prima, è quello che mi piace in te. Però è una dose di umiltà come che danno i preti quando che devono propagandare un Cristo fasullo, un sì, Cristo tradito. Ma non ti... È la stessa cosa, caro. No, non ti pensare che... È una dose di umiltà
non che infingardaggine in fondo. No, vuoi capire questo? No, non ti pensare. Cerca di essere più sincero. Non ti pensare che io sia una persona umile. Cioè, no, sei una persona umile, no, in effetti. Assolutamente. Perché sai dare qualcosa anche nel tuo paramedio, mentre questi preti del Vaticano, questi Ratzinger, sono dare solo pedofilia, vuoi capire va questo? Bene. Allora, senti Francesco. E Cristo non era pedofilo. Per me lo era. Perché ha detto, meglio sarebbe gli si attaccasse una macchina al collo e si gettasse nella cena infernale. Questo ha detto Cristo, non mica ha detto... Ma lo diceva D'Alema o Berlusconi, da Gesù Cristo. Ma lo diceva per altre cose diverse, cioè quello che lui pensava lo scandalo non era questo, erano altre cose, capisci? Che sì, poi sì, tu sì. Proietti la tua idea, no, in questo ma altro senti, discorso. Senti Claudio, io non voglio limitare la tua esposizione logica del tuo paganesimo, io voglio soprattutto rafforzare in me una certa fede. E non ridere sul nome fede, che non è il fede nella fantasia, in qualcosa di utopistico, è la fede in qualcosa che riguarda, per quel che riguarda gli internauti, sta iperrealtà che ci governa in complesso, cioè la realtà delle stelle, la realtà degli universi, la realtà dell'albero. Adesso ti leggerò qualcosa di Padre Pio che ho lasciato oggi. Insomma. Eh? L'eternità di Dio, che sia monogamico o plurigamico non mi interessa, dai. Ma comunque questo Dio esiste. Comunque continua a seguire quello che pensi tu. Sì, va bene. No, ma scusa Claudio, non voglio essere dittatore, perché Bossi è un dittatore. Lasciamo perdere la politica. Hitler era un dittatore, il Vaticano è un dittatore, e quindi non credono nei dittatori, credono nella gente che sa pensare, che cerca di costruire qualcosa. E tu, volente o nolente, anticristo o meno, stai costruendo qualcosa. Ma tu non sei un anticristo, vuoi capire Francesco, il fatto? Va bene. Non so, infatti ho mai detto di essere io. Mai detto questo. Ciao. Allora, ho tralasciato oggi la questione del cosiddetto Padre Pio, no? Allora, sta uscendo un libro, Beato Impostore, contro storia di Padre Pio, e ci sono alcuni stralci sull'Espresso del 30 settembre 1999, che è il giorno oggi, per cui penso che sia ancora in edicola questo Espresso. Bene, alcuni stralci di Padre Pio. Pronto? Sì? Sono Alessandro Bassano. Dimmi. Allora, a parte che volevo dirti che ti ascolto tutti i giovedì, sono molto interessato anche alla tua percezione dell'universo, insomma, dell'esistenza. Però volevo farti un appunto. Puoi abbassare la radio un attimino? Sì, scusa. Sì, perché... Va bene? Sì, ok. Però volevo farti un appunto. Sì. Che ogni tanto mi sembra che fai un po' di confusione su quello che è il messaggio del Cristo e sull'opera che c'è stata costruita dopo, opera dell'uomo. Mi sembra che tu riconduci tutta l'opera dell'uomo, cioè della Chiesa, a ciò che intendeva il Cristo. Allora, noi abbiamo di quello che tu dici il Cristo, abbiamo quattro cose. Chiamiamolo Gesù. Sì, vabbè, abbiamo quattro cose, sono i quattro Vangeli ufficiali. Non esistono altri scritti fuori di questo, a meno che non ti riferisci ai Vangeli trovati sotto il deserto del Sahara. Però abbiamo soltanto questi quattro Vangeli ufficiali, non abbiamo cose diverse. Per cui se noi interpretiamo questi quattro Vangeli ufficiali, interpretiamo quello che è il comportamento della Chiesa Cattolica. Questo vuol dire te? Cioè, io assolutamente non vedo nessuna attinenza dal comportamento della Chiesa Cattolica con quei quattro Vangeli. Tu non la vedi? Assolutamente. Allora, guarda, io adesso sto leggendo questi passi, no? No, ma lascia stare Padre Pio, perché Padre Pio... No, padre, questo è un altro discorso. Quello di Giovanni, che ti ho detto un attimo fa, sì.
è un Vangelo, cioè è un pezzo del Vangelo di Giovanni che insieme ad altri pezzi vanno a dimostrare come la sottomissione sia la regola divina. E in fondo, se tu ci pensi un attimo, se Dio ti dice non avrai altro Dio fuori che me, devi fare quello che voglio Ma io, chi l'ha detto? Non avrei altro beh, Dio fuori che mi sembra che sia fra i 10 comandamenti usati dalla me. Chiesa Vabbè, ma cattolica. qui non sono più evangelici, io non Allora, sto parlando di no. chiesa. Vabbè, ma dico, se parti dal presupposto che c'è questo modo di essere, questo modo espressivo, i Vangeli non possono essere che conseguenziali a questo, altrimenti li avrebbero eliminati. Allora non ci sono più solo i 4 Vangeli, allora ci sono altri testi? Nagamadi ha portato alla luce un sacco di altre cose. Ah, Io beh. ho scritto un altro libro che è Didimo Tommaso, l'ultimo stregone pagano, dove i principi del Tommaso Didimo sono i principi adonisti di religioni misteriche, che dopo dicono Gesù dice, il nome Gesù non mi interessa perché tanto era un nome comune, e ci sono dei principi delle religioni misteriche. Però Sì, beh, ma sicuramente la riscoperta del Vangelo di Tommaso ha dimostrato che c'era un filone gnostico al tempo, ma questo non toglie il fatto che i tuoi discorsi si basano, scusa se ti do del tuo, i tuoi discorsi si basano su un misto tra ciò che ha fatto la Chiesa e sì, ciò che dice Gesù. esatto. E secondo me non c'è attinenza, non vedo perché, devi riconoscere in ciò che ha fatto la Chiesa solo perché la Chiesa dice di parlare o fare in nome del Sì? Signore, di Dio, di Gesù, allora tu ci devi credere, insomma, Perché che è così. dati i presupposti, il continuato non può essere che questo e solo questo. A No, meno per che... esempio posso dare il continuato naturale, in teoria dovrebbe essere il Corano. Allora, senti un attimo. Stabiliamo cosa intendiamo per insegnamenti del Cristo. Ok? Cioè, se tu mi dici esiste un Vangelo, esistono degli insegnamenti diversi, degli insegnamenti segreti o degli insegnamenti a cui tu ti riferisci e che io non mi riferisco, è un tuo modo di essere, cioè è un tuo modo di rapportarti, ma la Chiesa Cattolica si è rapportata in base ai 4 Vangeli ufficiali. Allora, o diciamo che questi 4 Vangeli ufficiali sono una porcheria, come dico io, per me sono 4 operazioni politiche, infatti Gesù non è mai esistito, Cristo non è mai esistito, tanto per essere chiari, Vabbè, è una sono tua quattro, opinione. no, cioè se vuoi dimostrarmi che è esistito ti Ma se sfido a vuoi dimostrare. dimostrarmi che non è No, esistito, è la no, stessa la cosa. dimostrazione, ricordati che in filosofia la dimostrazione è sempre fatta in positivo. Cioè tu, se tu mi affermi Vabbè, che... ma queste sono regole che mi dai tu, qua No, stiamo no, parlando di queste... qualcosa più grande di No, noi, no? Di no, un no, 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 no. numero, di un fenomeno. Queste sono le regole, di ogni dibattito filosofico da sempre. Cioè se tu mi dimostri che, se tu mi affermi che esiste un trascendente fuori dalla mia ragione, o quel trascendente mi agisce sulla vita quotidiana e ho degli effetti positivi, oppure quel trascendente tu me lo devi dimostrare. Se non sei in grado di dimostrarmi l'esistenza di quel trascendente, significa che tu vuoi assoggettare a un'idea di trascendente. Io non devo dimostrare che non esiste ciò che non percepisco. Sei tu che mi dici che ciò che io non percepisco esiste. Allora, o la cosa rientra nei sensi, oppure me lo dimostri, oppure la cosa ha delle attinenze con la vita di tutti i giorni. Cioè, queste sono le regole, non esistono robe fuori da queste. Cioè, se tu mi dici esiste Dio, creatore dell'universo, tu mi devi dimostrare che Dio esiste. E ti dirò una cosa, sono passati 2000 anni in cui tante dimostrazioni sono venute fuori, tipo quella che si dice, siccome io penso Dio, Dio esiste, è arrivata fuori che quella, tanto per essere chiari, ma tutte le dimostrazioni sono tutte fallite. Vabbè, io ti posso dirti, allora se dobbiamo entrare per forza nella logica filosofica, anche sociale se vogliamo, Sì? posso dirti che è esistita in effetti una persona in quei tempi là che ha fatto un grande mutamento, è una persona che rientra nei canoni dei Vangeli, che deve rientrare nei canoni dei Vangeli, perché se fosse stata diversa da quella persona e non avesse fatto le cose che ha fatto quella persona, il miracolo più grosso che avremo adesso in questo nostra, nei 2000 anni che sono trascorsi è la nascita del cristianesimo, perché era praticamente impossibile che nascesse un'altra religione in ambiente ebraico. Non è così. Vabbè, Cioè, insomma. quello che sono le cause storiche e gli adattamenti dei singoli esseri umani alle contraddizioni che incontrano ha una sequenza. Cioè,
cioè, sia l'emotività, sia il modo di essere delle persone, sia le necessità del comando sociale. Tanto per dire una, il cristianesimo non ha fatto altro che portare alle estreme conseguenze le operazioni di Cesare Augusto. Cioè, quando Augusto ha fatto se stesso uomo Dio e ha cominciato a imporre le regole rispetto a se stesso, il cristianesimo non ha fatto altro che continuarle. Quelle che sono le condizioni storiche per cui è venuto Ma fuori tu il continui a cristianesimo. parlarmi di cristianesimo, io non voglio parlare di Allora cristianesimo. dimmi di cosa vuoi Sto parlare. solo dicendo che tu non puoi mettere il cristianesimo allo stesso piano di Gesù, cioè non puoi dirmi che quello che fa il cristianesimo lo fa in nome di Allora, Gesù. tu, io ti chiedo, dimostrami quali sono le cose fuori, le cose esterne ai quattro Vangeli ufficiali che tu conosci di Gesù. No? Che hanno interferito con la storia in questi anni, a meno che non mi dici che i quattro Vangeli ufficiali sono delle porcherie, allora possiamo essere d'accordo. Ti dico, dimostrami cosa c'è di Gesù fuori da questo e fuori da quello che ci ha conservato il deserto. Vabbè, sono i classici reperti archeologici. E quali sono questi Ma per classici? esempio le croci appese in soffitti nascoste dietro alle credenze di Ercolano. Le Per croci, esempio sì, ma questo nel cosa mi 50 dimostra? dopo Cristo, che c'era già un culto a 20 anni dopo la morte di Gesù. Cioè, non può essere una Non cosa diciamo, politica se senti, quando ci sono ancora i testimoni in giro c'è già un culto in c'è atto. Antonio Abate che girava per l'Egitto a distruggere le croci che trovava perché la croce doveva essere solo cristiana. E siccome la croce è un simbolo egiziano ed è un simbolo importato anche a Roma. Pronto? Eh sì, è un simbolo importato anche a Roma. Antonio Abate andava in giro per l'Egitto a distruggere tutte le croci che trovava perché non doveva esserci testimonianza dell'esistenza della croce come simbolo precedente. A Roma la croce era il simbolo della punizione degli schiavi ribelli. Cioè, per cui ogni volta che c'erano delle rivolte di schiavi, c'era il simbolo della croce di cosa alle persone gli succedeva. Per cui non mi puoi riferire a questo, No, anche perché ma se tu ricordi, guarda se che tu ricordi il era simbolo, un'ignominia essere crocifisso sì, al tempo. il simbolo dei primi cristiani Ed è era il quella la pesce, era il contraddizione che pesce, non appunto mettere la figura di Dio nella croce è una cosa assolutamente assurda. È quello che ti sto dicendo. non è che era Che è una. contro logica, Non non è va al di fuori della che. logica. Bisogna sapere, bisogna prima di tutto Comunque, studiarsi i fenomeni senti, sociali di come si muovono le masse e qua no, va no, tutto al di fuori. senti Alessandro, io riesco a capire che tu abbia un tuo sentire, che proietti il tuo sentire, però finché il sentire è tuo, personale è una cosa, se tu hai testi, hai cose diverse da quelle che sono i Vangeli ufficiali, a me mi fa piacere, sarebbe una grossa scoperta storica, però vedi tu insomma, cioè, secondo me. E stai difendendo il tuo sentire Per da carità, cosa. cioè, io non sto Io te lo difendendo il lascio, mio no, io sentire. te lo lascio, cioè, io Ah, sì, sono. ma anch'io lascio il tuo, anzi, ti ho anche detto, sono molto interessato al tuo modo di percepire l'esistenza. Perché secondo me è tutto là che si fonda. Alla fin Comunque. fine sappiamo che la realtà è una sola. Poi le persone la percepiscono in maniera diversa. Comunque, io ho scritto un libro da 1 milione di caratteri sui Vangeli, di critica ai Vangeli, per cui qualcosa ho studiato, non, chiaramente non li ho studiati tutti in maniera completa, no? Però tutta una serie di principi me li sono tirati fuori, cioè me li Sì, sono analizzati. ma da 300 anni ormai c'è gente che studia i Vangeli e cerca di demolirli, purtroppo sono No. ancora in piedi. Vabbè, purtroppo non purtroppo, comunque sta di fatto che è la sottomissione che a me mi interessa levare via. Se non distruggo la Ma sottomissione, tutto resto. la sottomissione è un fenomeno sociale? No, È inutile che incolpi la per Chiesa, o se non ci me fosse la no, Chiesa ci sarebbe qualcos'altro? io incolpo le operazioni politiche che si riferiscono al pazzo di Nazareth, Ma capisci? sì, ma se non ci fosse il pazzo di Nazareth ci sarebbe qualcun Ma altro, ti sto dicendo, indubbiamente quello è un fenomeno sociale. sarei Se vuoi probabilmente qui. essere rincuorato, ti dico che la Chiesa sta per morire, ma non c'entri niente tu, non c'entra niente nessuno, è proprio un fenomeno Va sociale. bene, d'accordo, dai. Sai cos'ha di bello la Chiesa? Sì, dai, Che dimmelo ha un tu. sacco di buchi. Non lo so.
ha un sacco di buchi proprio nel suo insegnamento, è per quello che mi piace molto la Chiesa, che le persone sono liberi di leggere un Vangelo, se hanno la voglia di trovarli, li hanno subito sotto gli occhi. Io so che sono qui grazie a milioni di persone che sono morte, torturate, distrutte, annientate. Queste mi hanno dato la vita. Ma quelle sono, sono mosse politiche, se non ci fosse stata la scusa di Gesù ci sarebbe stata qualsiasi altra cosa, gli uomini sono uomini, non c'è la colpa a questa cosa. No, potrebbe essere. Se fosse il cristianesimo saremmo musulmani adesso. No, perché l'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo. L'uomo viene educato giorno dopo giorno dal primo giorno di nascita. E quando lo si educa alla sottomissione, tutte le aberrazioni sono la conseguenza di quel tipo di educazione. Per cui questo è, che dopo potrebbe essere diverso, te ne do atto, avrebbe potuto essere cose ben diverse. Però sta di fatto che è questo che io devo affrontare. Va bene, Sandro. Va bene. Non so che avrei molte altre cose da dire, ma ritelefonami, dai. Sento che quando vuoi. Il discorso si sta spegnendo. Ok. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Pronto? Sì? Ancora io, scusa. Dimmi, dai. Però il monoteismo ha sostituito Cristo col politeismo, in sostanza. Se guarda il concilio di Nicea, eccetera. Però c'è una cosa da dire. Veloce, perché devo andare avanti con la trasmissione. Dimmi. Ma tu non credi nelle pause? No, io devo andare avanti con la trasmissione perché ho poco guerra, tempo. Insomma, sei sempre in guerra con me o tu? Sì, sono sempre in guerra, io, hai ragione. Va bene, dai. Bon. Ok, dimmi veloce quello che dicevo, dai. No, dicevo questo. Il fondamentalismo si basa sul monoteismo, soprattutto il fondamentalismo monoteistico si basa sul fondamentalismo, sulla roba più sbagliata che il mondo può aver regalato da coscienze, da genialità, da intelligenze umane. Purtroppo questo lo devo riconoscere. Vabbè. E di questo guaio è anche responsabile sto signor Vaticano. Vabbè, d'accordo. Andreotti? No, fammi andare avanti con Padre Pio, dai, se no non finisco più. Ok, bon. Ciao, grazie. Ciao. Salute. Ciao. No, volevo andare avanti con questo. Allora, se viene fuori sto articolo. Allora, Padre Pio non aveva alcuna intenzione di servire la patria, benché fosse tutt'altro che antimilitarista, e si fosse espresso più volte in favore della guerra, la prima guerra mondiale. Leggiamo pagina 35. Tanto che venne dichiarato disertore e ricercato. Il 18 agosto i carabinieri lo prelevarono dal convento e lo condussero al comando militare di Napoli, ma il futuro beato, assegnato alla decima compagnia di sanità, neanche in guerra, in sanità, in una lettera scriveva: in quei giorni si era riunita la commissione per inviare le reclute al fronte. Io rimasi all'interno della caserma, perché di salute malferma, riconosciuta anche, attenzione, per l'intervento, cioè per la raccomandazione, di alcuni amici venuti da Napoli. Cioè sto santo che aveva bisogno di farsi raccomandare da altri santi, ma santi un po' più solidi. Attenzione, le stigmate del Padre Pio. Nel giugno del 1919 il medico napoletano Vincenzo Tangaro, siamo del 19, tornato a Napoli, scrisse: le stimmate sono superficiali e presentano un alone dal colore caratteristico della tintura di iodio. Capziosa e artificiosa mi sembrò la testimonianza della presenza nella cella, la spiegazione della presenza della cella di acido fenico commerciale nero, ricorda colore delle stimmate, che secondo il frate guardiano Padre Pio verserebbe per attutire a scopo di umiltà il suo odore di santità. Nel luglio successivo da Roma arriva il professor amico Bignami, il luminare della medicina, che doveva esaminare le stimmate di Padre Pio per conto del Santo Uffizio. Nella relazione il professor Bignami scrive: possiamo pensare che le lesioni descritte siano state mantenute artificialmente con mezzo chimico, per esempio la tintura di iodio. Ho notato una pigmentazione bruna dovuta alla tintura di iodio.
E a pagina 144 leggiamo: passò a miglior vita la notte del 23 settembre 1968, un evento accompagnato da un super miracolo finale. Olè! Sul corpo del frate di Pietralcina le stimmate risultarono scomparse senza lasciare tracce. In attesa di riferire ai superiori, il padre guardiano stabilì che su quell'avvenimento si mantenesse il silenzio e che la salma di Padre Pio fosse esposta con i mezzi guanti e le calze. Furono 4 giorni di trionfale esposizione ai fedeli della salma, truccata di calze e guanti per impedire che i fedeli vedessero che stigmate ai piedi e alle mani non c'erano. Attenzione, ma arriviamo anche alla strage. Una strage benedetta, pagina 56. Il 15 settembre 1920, un clima elettorale incendiario, siamo nel 1920, nell'agone politico irruppe Padre Pio, benedì pubblicamente la bandiera della neocostituente sezione combattenti, una cerimonia finalizzata a sostenere il blocco clerico fascista. Il responso delle urne il 6 ottobre confermò però la vittoria dei socialisti. Quando il corteo di socialisti vittoriosi arrivò in Piazza dei Martiri, nell'aria risuonarono colpi di arma da fuoco. Il bilancio fu di 14 morti e un centinaio di feriti. L'ispettore generale di pubblica sicurezza, commissario Trani, inviò al Ministero degli Interni una relazione sulla strage, in cui veniva menzionata una nuova formazione clerico-fascista, gli Arditi di Cristo, un gruppo che i socialisti associeranno poi a Padre Pio. Venne assodato che si era trattato di un eccidio organizzato e provocato dagli ex combattenti con l'appoggio dei fascisti, questi ex combattenti dei quali Padre Pio aveva benedetto la bandiera. Allora, a questo punto, di Padre Pio parleremo sempre come un assassino. È chiaro questo? Di Padre Pio parleremo di truffatore, farabutto e di assassino. E non ci sono altre parole. Dopodiché potete suonare tutti i tam-tam che volete. Infatti l'Opus Dei sta suonando i tam-tam per Echivarria. Fa addirittura più miracoli Echivarria, che era un porco, perché Echivarria era un porco, che non Padre Pio. Sì, sapete come va la vita, eh? La vita va proprio così. Allora, questo libro, che verrà edito fra poco, sarà nelle librerie, si chiama Beato Impostore, controstoria di Padre Pio, ed è fatto dalle edizioni Caos, la stessa che ha fatto Via col Vento. Ciao! Bene, i ragazzi stanno per arrivare, ma andiamo avanti ancora qualche minuto. Allora, vediamo un attimino cosa abbiamo di bello oggi. USA, scritte razziste sui muri. È stata una suora. Sorella Dorothy Thoman, suora francescana di 66 anni, ha confessato. E lei è l'autrice di una serie di scritte razziste tracciate sui muri dell'ospedale dove lavorava. Ma questo l'ho sempre detto, che i cappuccini erano razzisti, no? C'è tutta una storia da San Francesco fino ad oggi. Dal Gazzettino del 13 agosto 1999, il Kansas mette Darwin al bando. Il Consiglio dell'Istruzione del Kansas ha vietato l'insegnamento della teoria evoluzionista di Darwin, accogliendo le tesi della destra religiosa che vuole imporre il creazionismo, cioè l'origine divina della vita. Qui siamo alla buffoneria totale, siccome l'amico prima che mi ha detto, siccome il 96 prove contro il creazionismo, allora sicuramente il creazionismo è vero. Purtroppo se è falso, cioè sono i creazionisti che devono dimostrare la teoria del creazionismo. E gli evoluzionisti hanno dimostrato la loro teoria, ed è una teoria magico-religiosa oltretutto, non è solo una teoria scientifica. Andiamo avanti. Dalla Repubblica del 19/8/1999. Il maligno seduce le menti, il Papa, attenti, il demonio si traveste. Io mi ricordo un tale Rasputin che diceva che il Papa a Roma era un demonio. Chissà che Rasputin non avesse ragione. Vabbè, siamo perdere, va, se no vado per altri lidi. Protestanti d'America unitevi.
accordo fra luterani ed episcopali, scambio di sacerdoti e missioni comuni. Pronto? Sono di nuovo io. Dimmi. Cioè, ma vedi che mi manipoli anche me? Io non ho detto niente del genere. No, lo so che sul creazionismo non hai detto niente del genere. No, so, ma proprio anche neanche sul discorso di Gesù non ho detto niente del genere. Cioè, no, ma non mi puoi dire che ho inteso una cosa del genere? No, ti sto dicendo che Gesù esiste perché non puoi dimostrare che non esiste. Sto dicendo che anche le tue cose, anche le tue credenze sono basate su cose che neanche tu puoi dimostrare. È vero, ma infatti io dico alle persone, se voi vi servono nella vita le usate, altrimenti le rifiutate. Ma sì, non ho assolutamente detto credete in me. Ho capito, mai permesso come manipoli me, manipoli qualsiasi altra cosa, le persone che ti stanno ascoltando. Non è stata una manipolazione, è stata, se vuoi, una forzatura, ma non una manipolazione. Dai, chiamiamola una forzatura. Perché tu mi hai detto che non sono in grado di dimostrare che Dio non esiste, me l'hai detto tu questo? Sì. C'ho la registrazione qua eventualmente, io ho fatto solo una forzatura estendendo il discorso e basta, solo forzato in quel modo, cioè, oh, lo ho forse so. Fatto vedere, scusa un attimo, ho solo fatto vedere un momento estremo di quel discorso, cioè dove può portare, non ti ho detto che tu hai affermato questo. No, cioè tu praticamente hai fatto intendere, perché poi capisci, io queste cose personalmente le posso capire, però le persone che ascoltano te, no, ti sentono dire, sentono dire come l'amico che ha chiamato prima, no, che ha detto che siccome non puoi dimostrare che il creazionismo non esiste, allora deve esistere. Cioè, tu hai forzato il mio discorso portandolo anche un'altra argomentazione, io no? Lo riconosco, io lo riconosco che l'ho estremizzato. Molto spinta. Io non intendo niente del genere. Io, io ho riconosciuto quando tu me l'hai detto che tu non hai detto questo e che era un continuativo che io ho forzato. Cioè non ho detto che tu hai detto una cosa del genere. Io ho semplicemente usato in maniera diversa, in una situazione diversa, il discorso che tu hai fatto. Sì, capisco, però quello che ti sto dicendo è che se io non ti avessi chiamato a chiederti spiegazioni, non sarebbe stato così chiaro. No, guarda che i radioascoltatori di questa trasmissione sono abbastanza selezionati, non abbiamo radioascoltatori cioè, da musica, insomma. Ma per carità. Cioè, ecco, vedi, la ragazza adesso si è arrabbiata perché ho detto così, no. E voglio dire che abbiamo ormai un pubblico, e sono 3 anni che trasmetto, insomma, un pubblico che si è ormai selezionato. Sì. Per cui non dice tu hai detto questo, semplicemente era un meccanismo. Poi ricordo che sono un meccanico. Sì, beh, come la Chiesa ha selezionato gli adepti ogni domenica, tu hai selezionato i tuoi. Sì, ma no, normalmente c'è sempre uno scontro che è cominciato all'inizio e poi è andato via via radicalizzandosi, per cui alcuni hanno deciso di spegnere la radio, altri hanno deciso di ascoltare. Tutto là, insomma. Comunque non ti preoccupare, le persone hanno capito esattamente dove si andava a parare. Lo spero. Se vuoi ti faccio parlare altri 5 minuti finché posso, così sì, chiarisci. Sì, ti tolgo subito il disturbo. Va bene. Grazie. Ciao, grazie. Pronto? L'infamia che hai detto su... Mamma mia, sempre qua. Va bene, allora. Follie della psichiatria. No, più che altro questo qua me lo sono tenuto per una frase che ha messo Andrioli, no? Pronto? Ancora, miseria ladra. Eh sì, è proprio là e sta ancora massacrando. Bene, io tolgo il disturbo, chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. La frase di Andrioli dice questo: l'indignazione è un sentimento indispensabile alla rivolta, è l'opposto della passività e della dipendenza. L'indignazione è un modo di sentire, dunque non il risultato del pensiero e nemmeno di una fredda razionalizzazione o di un giudizio etico. Bene, questa frase di Andrioli chiude la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. Non prendo più telefonate, chiaramente, perché i ragazzi stanno aspettando giustamente. E
Chiedo ancora scusa a quei radioascoltatori per le mie esternazioni della prima trasmissione, in cui le mie paure avevano appunto il sopravvento. Ringrazio la cooperativa per i chiarimenti che abbiamo fatto, che mi sono stati dati, le assicurazioni, per cui siamo tutti in attesa giovedì prossimo alle ore 15, e ringrazio i radioascoltatori per avermi ascoltato. Grazie ancora e a risentirci a giovedì prossimo.